I frati di San Jacopo divennero ordine religioso cavalleresco prendendo il nome di Cavalieri del Tau. Il nome fu adottato per la croce taumata impressa sul mantello, segno di purezza e della salvezza dell'anima. Presero in uso le armi per difendersi nella diffusione della parola di Dio e per proteggere i più deboli. I monaci avevano una regola concessa nel 1237. Essa conteneva tutte le norme comportamentali alle quali i frati dovevano attenersi, ma anche norme riferite alla salute e all'igiene dei pellegrini e dei viandanti che transitavano nell'ospizium. L'ospedale offriva ai viandanti le migliori cure dell'epoca, tant'è che qui veniva praticata l'analisi dell'urina, per quei tempi una tecnica all'avanguardia. Vi erano delle regole ben precise sulla costituzione dei letti, di quale doveva essere il corredo da assegnare a ciascun malato, ma soprattutto norme precise sul cibo preparato durante il loro soggiorno. Ad Alto Pascio, sin dai tempi dei Cavalieri del Tau, il pane veniva considerato una tipicità del luogo. Figura di importanza fondamentale all'interno del monastero era il cuoco, soprattutto per l'attenzione riservata alle qualità terapeutiche del cibo. A lui erano affidate le scelte degli ingredienti delle varie pietanze destinate ai malati, l'uso delle erbe e il loro dosaggio. Giulia, riponi pure il panino. Avverti i frati che possono far accomodare. I monaci presenti ad Alto Pascio non erano più di una trentina. Esistevano dei medici, ma anche inservienti ed infermieri. Cuoco assumeva quasi l'importanza della figura del farmacista.